Buongiorno ragazzi. Finalmente eccoci di nuovo qui per andare ad analizzare le ultime novità degli ultimi 15 giorni di aprile. Il mese sta ormai finendo e quindi perché non andare a fare un recap generale delle news più importanti di cui abbiamo parlato sul nostro sito di Morware. Andiamo. La prima grande novità della settimana è senza dubbio Blebricks. Blabrix è l'acronimo di Bluetooth Low Energy Bricks. E come lo dice il nome, si tratta di un dispositivo Bluetooth Low Energy inserito all'interno di un mattoncino che ricorda in tutto e per tutto i mattoncini Lego. La caratteristica peculiare del mattoncino Lego è di poter essere montato l'uno sopra l'altro e esattamente Blabrix si comporta nello stesso modo. Potete infatti impilare questi sensori uno sopra l'altro a costruire una vera e propria catena che si interfaccia direttamente con lo smartphone oppure con un'app fornita dal produttore. La grande innovazione tutta italiana di questa scelta progettuale è data dal fatto che essa permette di abbattere praticamente del 90% le tempistiche di studio, progettazione e posizionamento di un sensore per rilevare un determinato segnale. Potete utilizzarlo per analizzare la qualità dell'aria di una stanza, oppure potete inserirlo in una serra per monitorare l'umidità dell'aria, o perché no, utilizzarlo come un sistema antincendio che vi rilevi la presenza di eventuali fiamme o temperatura. Chiaramente potete utilizzarlo allo stesso modo per monitorare la temperatura di una stanza come un termometro, il tutto perfettamente sotto controllo grazie allo smartphone o alla app Brixboard che vi viene fornita e vi mette nella situazione di poter avere costantemente sul monitor del vostro computer lo stato di tutti i vostri sensori anche a chilometri di distanza. La seconda grande novità dell'ultimo periodo senza dubbio, data dal Grove Shield per Raspberry Pico. La board Raspberry Pi Pico è um, piccolissima, a basso costo, ma dalle importantissime prestazioni. E um, il suo utilizzo sta um, decisamente diventando sempre più frequente all'interno di uh, tutti quei progetti di making che richiedono un'elevata integrazione e dei costi contenuti questa board permette di configurare e interfacciare tutti quanti i sensori grove messi a disposizione dall'azienda senza assolutamente richiedere alcun tipo di saldatura avete il connettorino jack da inserire nella basetta che andrà poi collegata chiaramente a raspberry pi pico e siete già pronti a fare tutte le vostre rilevazioni. Avete videocamera, avete microfono, sensore di temperatura, pressione, tutto ciò che si poteva montare fino a poco tempo fa solo sul Raspberry, con questa Grove Shield potete serenamente fare la stessa identica cosa con il Raspberry Pi Pico. Tutto sommato è una soluzione interessantissima perché vi permette di ehm, fare progetti praticamente illimitati, con ridotti spazi e, e ridottissimi consumi rispetto al Raspberry Pi tradizionale. E quindi mi raccomando, valutatela perché potrebbe essere la soluzione definitiva per tutti quei progetti che richiedono di consumare poca energia, ma assolutamente perché no anche essere portatili. Un'altra novità molto interessante di quest'ultimo periodo di aprile è senza dubbio la da Mini Lipo Charger via USB. Questo dispositivo elettronico della grandezza di una monetina ci consente di caricare le nostre batterie Lipo direttamente dalla porta USB del nostro computer, evitandoci quindi di dover trasportare in giro caricabatterie, cablaggi e tutto quanto. Grazie a questo circuito potete caricare le batterie LiPo da 3,7 o 4,2 V, sottoponendole a un ciclo di ricarica ottimale che va a mantenere la carica costante senza picchi e senza generare sbalzi di tensione che sarebbero dannosi per la batteria stessa, nonché molto pericolosi. Maneggiare queste batterie è ormai diventata consuetudine all'interno del making, specialmente per quello che riguarda progettazione portatile e a, a bassissimo fattore di forma. La cosa importante è che dovete tenere a mente che questo tipo di batterie sono molto pericolose, quindi imparate prima a maneggiarle, a utilizzarle e soprattutto caricatele sempre in maniera sicura. Con dispositivi certificati e senza creare cortocircuiti. Uno dei vantaggi di questo dispositivo è che consente di inserire il jack dalla vostra pila direttamente on board e caricarla senza bisogno di morsetti a vite, senza bisogno di tutti di tutte quelle situazioni che potrebbero risultare ancora più pericolose o dannose per voi stessi e per la vostra circuiteria. Non scherziamo con le batterie al litio, mi raccomando, perché possono generare esplosioni, incendi, scariche indesiderate e tutta una serie di inconvenienti che noi di Morware vogliamo evitarvi in tutti i modi possibili. Beh, se siete appassionati di Raspberry Pi 4 e eh, non vedete l'ora di aggiungere, oltre ad un dissipatore passivo in alluminio. Uno slot per poterlo utilizzare con un hard disk a stato solido SSD. Linux 3D ha realizzato qualcosa che fa esattamente al caso vostro. Si tratta dello stand Terra q per appunto Raspberry Pi 4, solo per questa board. Quindi se avete il 3B o eh, board precedenti, non potete utilizzare questo stand perché non sarebbe compatibile. Questo, è, um, questo prodotto è stato stampato in 3D e ha l'indubbio pregio di poter coadiuvare, oltre a un dissipatore passivo, appunto in alluminio, l'utilizzo di un SSD, predisponendole l'aggancio direttamente alla struttura dello stand, che con il suo sviluppo verticale riduce notevolmente lo spazio all'interno della vostra struttura scrivania, del vostro mobile o di tutte quelle configurazioni che rischiano comunque sia di ehm, vedere occupato troppo spazio. Avete bisogno di un media center, avete bisogno di un, di un mini server, di tutto ciò che vi può passare per la mente. Con questo componente qui avete tutto ciò di cui avete bisogno nel palmo di una mano sviluppo verticale, nessun ingombro laterale, discreto, è disponibile in vari colori, arancione, rosso, nero, magari l'arancione e il rosso sono colori un po' chiassosi se inseriti in un arredamento classico, però se siete un po' geek o nerd, se così preferite, perché no? C'è anche il blu, che è un colore che comunque non stanca mai, oppure il discreto nero, e andate tranquilli, valutatelo. Vi lasciamo il link in descrizione. Alla prossima. Ciao!